Adesso ho la tua attenzione. Tra poco ne vedrai di ripetere. Cazzo! La sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Eh? Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva.
È impressionante, non credi? È molto meglio che morire. La mia piccola ci ha offerto un dono. Un dono che è sempre. Come vedi, la famiglia è solo una parte del suo. Inferno! Tempo sprecato! Sai che ti trovo prima o poi, e quando ti trovo... Oh, ero così preoccupato. Dovrei sforzarti molto di più, ragazzo. Thank you.
occhi! Ti sei fatto la bua! Non riesci a battere un vecchio? Ora sei della famiglia. Dove diavolo credevi di andare, figliolo? Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Vieni qui, mammina. Sono stanca e stufa delle tue stronzate, ragazza. Devo nascondermi. Perché ti stai facendo soffrire così? Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti del cibo e un tetto? No? Proprio a capirti, proprio per niente. Questo è un dono. Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. E lo sai. Non riesci a capire. O forse non te ne importa assolutamente. So che tu e Zoe state confabulando, so che complottate. E
Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo? Darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai? Adora. Vuole che diventiamo una famiglia, dannazione. Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi!
Questo posto è l'incarnazione del suo dono, ma tu sei troppo stupida per capirlo. Credi che la piccola Ivy possa sopportare queste stronzate per sempre? No! Non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa! Non puoi fuggire da lì, signorina! E tu dove credi di andare? Ethan, ti prego, aiutami!